Ciao, ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Andiamo a vedere insieme questo nuovo video. Allora, eccoci qua, voglio fare questi panini tartaruga con la ricetta di Fulvio Marino, riadattata però al lievito madre. In più ho messo anche un po' di semola, la sua ricetta parla solo di farina zero. Qui ho preparato tutti gli ingredienti e naturalmente invece del lievito birra userò i licoli. Allora, un impasto diretto senza autolisi, quindi vado subito a bagnare le farine con l'acqua, con una parte di acqua. E un impasto anche non tantissimo idratato per lavorare bene poi, come vedrete, i panini. Allora, quindi, dopo aver messo un po' d'acqua, metto direttamente anche i licoli, il mio licoli, ok, e giro così semplicemente con un cucchiaio mettendo ancora l'acqua. Anche l'acqua rispetto alla ricetta originale di Fulvio. Ne ho messa un pochino di più, ma questo perché ho messo la semola e la semola assorbe più acqua della zero, quindi ne ho messa un tantino di più. Continuo così con il cucchiaio e faccio assorbire bene, cerco di amalgamare bene l'impasto. Ecco, l'acqua l'ho messa tutta. E giro ancora, poi posso continuare con la mano. Adesso vediamo. Allora, ho messo l'olio, però ho sbagliato, dovevo mettere prima il sale e poi l'olio. Voi fate così, dopo aver messo il sale, girate ancora un pochino e cominciate ad aggiungere l'olio. Ecco, qui ho aggiunto la parte in più di acqua che vi ho detto. Avevo preparato come la ricetta, però poi ne ho aggiunto un pochino di più. Ok, l'olio ne lascio un pochino perché poi lo metto sotto la ciotola e lo faccio assorbire piano piano. Quindi continuo così, impasto così, vedete l'impasto è abbastanza sostenuto. Nel frattempo il glutine si sta formando. Quindi naturalmente ho fatto dei tagli, ma voi continuate ad impastare. Ecco qua, ho finito di mettere l'olio. Impasto un altro pochino piegando verso il centro. Poi vedete, l'impasto è ancora grezzo, però lo faccio riposare 30 minuti. Eccolo, vedete già sta diventando setoso. Faccio ancora delle pieghe. In questo modo naturalmente qui i tempi rispetto alla ricetta originale cambiano perché non ho usato il lievito di birra e quindi i tempi sono diversi. L'impasto dovrebbe lievitare intorno alle 4 ore, però io dopo un'ora l'ho tirato fuori, eccolo qua, e l'ho allargato leggermente con il mattarello e ho fatto una piega in questo modo. Soltanto una piega così e poi l'ho rimesso a lievitare, quindi continuando la lievitazione di circa 4 ore. Quindi cambiando la ricetta perché avendo usato i licoli i tempi sono molto diversi. Ok. Allora, passato il tempo, naturalmente tutto a temperatura ambiente, l'impasto è lievitato benissimo, lo giro sul piano di lavoro, pochissima farina perché non serve, non è, diciamo,
molto idratato. Diciamo che è un pochino più idratato rispetto alla ricetta, anche perché ho usato Illicoli, che già ha più idratazione, però è molto maneggevole. Ho diviso l'impasto a metà e adesso devo fare le pezzature di 100 grammi, 100 grammi circa l'uno. Quindi ne peso una per vedere, così mi regolo, poi naturalmente dopo farò ad occhio, anche se sono 105, è lo stesso, eh? Però se vogliamo farle precise, le facciamo precise da 100. Ok, taglio anche l'altro pezzo. Bene. Ce ne sono venute 9, volendo potevamo farle anche un pochino più grandine, saranno dei panini piccolini, quindi le piego in questo modo e poi le arrotondo, sotto devono venire belle chiuse, così il pezzo con la chiusura poi andrà sopra, poi vi faccio vedere. Allora, arrotondo bene, continuo, così le allargo, centro un pochino che non si vede bene. Allora, le allargo, arrotolo così, poi le giro e arrotolo ancora. Ecco qua. E poi i tagli per far venire la tartaruga li facciamo dopo, prima di infornare. Oppure, se avete l'apposito attrezzo, un attrezzo tipo quello diciamo, per tagliare le uova, in quel caso i tagli, i segni, diciamo così, andrebbero fatti prima. Quindi schiacciati, però ecco, li farò a mano e quindi li farò dopo che i panini sono lievitati. Chiudo bene, continuo e finisco di formare tutti i panini. Ecco qua, ci siamo quasi. Ok, allora adesso metto un telo su un vassoio, su qualsiasi cosa, e ci metto la semola, molta semola, quindi li metterò con la parte, con la chiusura in alto così, in modo che poi andranno girati, ecco qua. Come da ricetta, sto facendo tutti i passaggi della ricetta di Fulvio. Ok, e qui ci vorrà un'altra lievitazione di almeno 2 ore. Vi ripeto, abbiamo usato il lievito madre e quindi i tempi sono diversi dalla ricetta originale, dove c'è il lievito di birra. Quindi li copro con il telo tra un panino e l'altro e li lascio lievitare. Eccoli qua, vedete, si sono gonfiati, quindi a questo punto possiamo procedere per infornare. Ho acceso il forno a 250. Adesso ne prendo uno per volta e li giro. Vedete, ho messo la chiusura che era sopra, l'ho messa sotto. Io faccio così con il coltello, ho provato anche con la lametta, ma non vengono bene. È preferibile un coltello che tagli bene, vedete? Così ne faccio tre sotto e poi altri due sopra di tagli. Ecco qua, proprio artigianali, una tartaruga artigianale. Ecco.
ripasso un attimino, vediamo, e continuo con gli altri, continuo con i tagli. Come vedete io ho messo la pala con la carta forno che farò scivolare sulla teglia che è già calda. Ecco, qui vi faccio vedere meglio, vedete, li giro. Nel forno ho messo uno spruzzo di vapore, se non avete il vapore automatico, buttateci un po' d'acqua sul fondo oppure mettete un pentolino che poi lo togliete subito, quindi appena che infornate. Ecco qua. Finisco i tagli. Ho accelerato un pochino così per accorciare un po' i tempi. Ok, perfetto. Ecco qua, posso infornare subito. Allora, abbiamo detto il forno a 250. Per 20-30 minuti, io li ho tenuti sinceramente 30 minuti, quando ho visto si stavano colorendo un po' troppo, ho abbassato a 2,40, anche 2,30. Però ecco, regolatevi voi con la cottura. Si sono gonfiati ed eccoli cotti, io direi che sono bellissimi, stupendi, sono veramente stupendi. Adesso li faccio appena raffreddare un pochino, ma vogliamo già mangiarli caldi, perché immagino che saranno caldi, saranno speciali. Sentiamo un attimo la croccantezza. Scusatemi, stamattina i rumori di fondo. Ah, bello. E beh, questo lo taglio caldo, eh. Wow. E beh, che ne dite? Sono bellissimi. Sono un po' pieni, questo perché i tagli li abbiamo fatti dopo, se invece con l'attrezzo si abbassavano subito e fatti i segni prima, così dice almeno Fulvio, poi si sarebbero gonfiati, magari un pochettino anche più vuoti dentro. Però sono buonissimi così, ve l'assicuro. Guardate che bel panino, splendido. Bene, ringrazio Fulvio per la ricetta. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividete il video. Grazie a tutti, ciao e ci vediamo al prossimo video. Ciao!